una garanzia, è sempre stato così per il bestseller Dacia Duster, da quando è nato. E anche con la terza generazione è evidente un ulteriore passo avanti a livello di prestazioni, con capacità off-road evolute e nuove motorizzazioni ibride. Eppure qualcosa non torna. La Dacia Duster è stata per anni il simbolo di convenienza e robustezza nel mondo dei SUV, conquistando una solida reputazione grazie al suo rapporto qualità-prezzo imbattibile. Tuttavia, con il lancio della nuova generazione, ci si chiede se la linea che separa la convenienza di Dacia dai soliti marchi non stia diventando troppo sottile. Con un prezzo di partenza di circa 20.000 euro, Duster sta lentamente ma inesorabilmente entrando in una fascia di mercato dove la competizione è più agguerrita, per arrivare fino ai 28.000 euro dell'Extreme o della Journey. Insomma, accessori, qualità ed elettrificazione non mancano, ma fanno salire il prezzo. I nuovi propulsori ibridi, tra cui il Full Hybrid da 140 cavalli e il Mild Hybrid da 130, sono sicuramente innovativi. Il primo è composto da un motore benzina a 4 cilindri da 1,6 litri e 94 cavalli e due motori elettrici, ed un cambio automatico elettrificato. Mentre il secondo è una novità assoluta per Dacia. Abbina un motore benzina turbo 3 cilindri da 1,2 litri di nuova generazione ad un sistema Mild Hybrid a 48 volt. Poi c'è il Duster Eco G100, il 1000 turbo a GPL da 100 cavalli, che effettivamente consuma poco, ma che su un SUV di queste dimensioni potrebbe sembrare sottodimensionato. Sparisce invece dalla gamma la motorizzazione diesel, ed è un gran peccato, ma lo capiamo, il mondo va in questa direzione. L'abitacolo si fa più digitale e più connesso, con un touchscreen centrale da oltre 10 pollici e tecnologie come il nuovo controllo vocale Alexa. Anche il comfort di bordo è ottimizzato. Sono poi disponibili cerchi in lega da 17 pollici. Tutto questo perché la piattaforma su cui è basato il nuovo modello offre certamente una maggior spaziosità e prestazioni migliorate. Ma le caratteristiche aggiuntive potrebbero sembrare eccessive in un'auto che ancora oggi punta sull'essenziale. La versione Extreme, ad esempio, include sellerie lavabili in tap microcloud, tappetini in gomma e un sistema multimediale media display con smartphone replication wireless, che sono sicuramente aggiunte interessanti, ma che inevitabilmente ne aumentano il prezzo. L'idea che ci siamo fatti è che il brand Dacia, dopo aver abbandonato la connotazione low cost che in realtà l'aveva reso famoso, ora voglia abbracciare una fascia di mercato più alta. Insomma, il nuovo Duster oggi offre molto di più rispetto alle generazioni precedenti, con nuove funzionalità, design più raffinato, tecnologia avanzata. Resta da vedere se i clienti tradizionali di Duster saranno disposti a pagare di più per queste nuove caratteristiche o se invece cercheranno alternative nel segmento dei SUV.